cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché il Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. L'Altissimo regna sui popoli, Dio siede sul trono santo, i capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva il rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Il Signore è buono e grande. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la sua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande. Non è lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli,
nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato il padrone, lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Amen.
Carissimi fratelli e sorelle, fratelli e sorelle che ci seguite attraverso la televisione, la bella notizia che Gesù ci dà in questa domenica è che Dio nostro Padre, ricco di misericordia, ci perdona sempre. Il brano del Vangelo di Matteo ci offre un insegnamento sul perdono, che non nega la giustizia per il torto subito e la giusta pena, ma riconosce che l'essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio, è sempre più grande del male che commette. La parabola del Vangelo di Matteo di oggi prende avvio da una domanda di Pietro, che vuole una regola precisa sul perdono, un limite indicato con il numero di 7, oltre il quale il discepolo si possa sentire esonerato dal concedere il perdono. Gesù risponde invece che occorre perdonare 70 volte 7, cioè sempre. L'unica misura del perdono è perdonare senza misura. Gesù, nella parabola del re misericordioso e del servo spietato, spiega il suo punto di vista. Il perdono non è l'eroico e improbabile sforzo del discepolo, ma la logica conseguenza di chi prende coscienza di quanto perdono lui per primo ha ricevuto. Il perdono di Dio è gratuito, non si merita e non si conquista, è un dono. Perciò chi ha ricevuto perdono, perdona. La morale cristiana si basa sulla riconoscenza per il dono ricevuto. Il re della parabola è un uomo generoso, che preso da pietà, da compassione, condona un debito enorme a un servo che lo supplica. Ma quello stesso servo, appena incontra un altro servo come lui, che gli deve molto meno, si comporta in modo spietato, facendolo gettare in prigione. La parabola sottolinea fortemente la sproporzione fra i due debiti. 10.000 talenti corrispondono alla paga di un operaio per 6.000 giornate di lavoro, pari a 17 anni di lavoro. 100 denari corrispondono a circa 3 mesi di lavoro. Chi ha sperimentato il grande perdono non può fare a meno di guardare all'altro con uno sguardo pieno di pietà. L'atteggiamento incoerente di questo servo è anche il nostro, quando rifiutiamo il perdono a chi ci ha offeso. Nella preghiera del Padre nostro, Gesù ha voluto inserire lo stesso insegnamento di questa parabola, che è un autorevole commento alla domanda del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e all'ammonizione che segue subito dopo. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Gesù quindi mette in relazione diretta il perdono che chiediamo a Dio con il perdono che dobbiamo concedere ai fratelli. Il nostro Padre Celeste è pieno di amore e vuole offrircelo, ma lo può fare se chiudiamo il nostro cuore all'amore per gli altri. Per ricevere il perdono bisogna lasciare che l'amore di Dio ci entri dentro. Bisogna avere l'umiltà di ricevere e di accettare che Dio ci ami nonostante tutto. La parabola ci insegna che solo il ricordo del perdono ricevuto ci dà la forza di perdonare. Se vogliamo diventare capaci di perdonare, dobbiamo renderci conto sempre più in profondità del perdono che abbiamo ricevuto e imparare a gioire di questo perdono. Chiunque abbia sperimentato la gioia, la pace, la libertà interiore che viene dall'essere perdonato può aprirsi alla possibilità a sua volta di perdonare. Il perdono come regola di vita nella comunità cristiana è importante come l'ossigeno nell'aria. Al di fuori del perdono, la comunità cristiana, composta da santi ma anche da peccatori, non esisterebbe. Per superare lo scoglio
della difficoltà di perdonare il nostro prossimo dovrebbero bastare due motivi, deducibili dalla nostra esperienza di vita. Il primo, nei confronti di Dio siamo più debitori che creditori. La vita dell'uomo è essenzialmente una vita di debito, anche se non ha commesso gravi colpe, perché deve a Dio il dono della vita e tutto ciò che ha. Il secondo, siamo peccatori già perdonati dal Padre. Solo quando avremo fatto questa esperienza consolante avremo la forza di deciderci sinceramente per la scelta di perdonare chi ci ha offeso. Cristo Signore è morto e risuscitato per comunicarci e donarci l'immensità della misericordia del Padre e per la sua eterna fedeltà all'alleanza di comunione con noi. Gesù è morto in croce ed è risuscitato per noi e per la nostra salvezza. E l'Eucaristia che noi celebriamo è il memoriale di questo incalcolabile dono di salvezza. Di fronte ai tanti gravi episodi di violenza di questi giorni, preghiamo il Padre, ricco di misericordia, perché ci renda persone nuove, capaci di costruire la civiltà dell'amore, dove il perdono vince la vendetta, la ragione prevale sulla forza, la ricerca della giustizia rispetta la dignità di ogni persona, la solidarietà infrange il tornaconto egoistico, la corrente della vita vince la cultura della morte. Sia lodato Gesù Cristo. Professiamo la nostra fede cattolica. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo a Dio nostro Padre la preghiera affinché la nostra vita sia sotto l'insegna del perdono, conforme alla parola di Gesù suo Figlio. Preghiamo insieme e diciamo: facci vivere in te, Signore. Per il Papa Francesco e tutti i pastori delle chiese, siano in mezzo al loro popolo eco della voce di Cristo che chiede di perdonare sempre, di perdonare tutto. Preghiamo. Per tutti i battezzati, accolti dalla misericordia di Dio, siano sempre misericordiosi verso i fratelli e le sorelle che incontrano sul loro cammino. Preghiamo. Per la Chiesa, senta la ferita di ogni perdono rifiutato e invochi da Dio per tutti la riconciliazione che guarisce e crea comunione. Preghiamo. Per le famiglie,
trovino unità nel vivere dono e perdono, sfuggendo a chiusure, divisioni, rivalità. Preghiamo. Signore. O Padre nostro e nostro Signore, ti presentiamo con piena confidenza le necessità di tutti gli uomini e il nostro sforzo di costruire una società più umana. Vieni a salvarci con la tua grazia onnipotente, perché ci accostiamo al tuo Cristo, perfetto sacrificio, per i secoli eterni. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli con bontà, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo, e ciò che ognuno offre in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi, gli hai disposto all'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, per Cristo nostro Signore. E noi, con tutti gli angeli del cielo,
innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria.